adesso un momento importante, quasi fondamentale per questo programma. Sarebbe il primo. Il momento della cultura, la culturona, oh, direi. Beh, la culturona, certo. Abbiamo invitato un ospite, sì, un professore. Ecco, cosa c'entrate voi due col momento della cultura, così? Sorge spontaneo. Ma qua c'è un professore. Perché ci trattano così? Soprattutto perché trattano così te? Ma tu anche tu, che sei un fiore qui, e quindi non va bene. Fiore marcio, ma è un fiore, vabbè. Sì. Comunque è un po' di odore. Il suo odore, che comunque esatto, piace. Dai, vabbè. Allora, io adesso, questo professore addirittura darà un corso. Sì. Di che cosa? Il corso di antropologia culturale dell'io televisivo. Ma brava! Umberto Eco? Ho letto. È un computerino. Chi è? Cosa hai detto? Ho detto Umberto Eco. Hai detto Sandro? No, guardi. No, no. Ho detto Umberto Eco. No, proprio no. Hai detto Sandro dopo che hai detto Spinterogeno. No, è tre anni che ti dico di non dire Sandro, Avelino. Colonia, facciamo entrare il professore e allontaniamo questo mentecatto. Sono io il professore, Nanni, tempo in campagna. Di antropologia culturale dell'io televisivo. Ma per forza, dai. Ma senta, è già del suo recinto lì là. Sì. Sì, scusa un attimo, sì. Ciao. Belin, non mi fate mancare niente. Ciao, io sono Sandro. Cosa ha detto? Manuela. Sono Sandro in campagna. Sandro? Sono io. Ha detto Sandro! Per cortesia, tu non lo devi ridire, sennò ti sbriccio lo setto nasale, una cosa. Vabbè, è così bello, Manuela, nasino, di Manuela. Complimenti, sei spacciosa, vorrei portarti un attimo nel mio recinto. Vabbè, noi dovremmo andare avanti col programma. Però in campo l'ho già vista lei. Ma può darsi. Sì, può darsi, ma... No, la non ci tocchi. L'ho vista sul muro dell'officina del mio meccanico. Strano, ricordo, intellettuale. C'avevi della verdura sopra la patata. C'è ma senta, Sandro! Giugno! Era giugno, no, era maggio. Era maggio, secondo me. Tu cosa fai? Ma il suo meccanico a febbraio ha già aperto la pagina di giugno. Sì, è strano. Noi andiamo avanti. Sì, è avanti. Ma lei fa il critico letterario poi di mestiere, ma senta, non credo. Vabbè, comunque. Allora, dai, il corso. Che corso? È, scusi. Praticamente ti imparo a stare e dire le cose giuste davanti alla telecamera. Ecco, ci impari, va? Che corso per attori, mi pare di capire. Ma che attori? Per tutti, Bellini. Per siamo tutti continuamente davanti alla telecamera ormai. Sì, quello è un po' vero. In banca. Sì. In autostrada. Sì. Quando ti fanno la rettoscopia. No, vabbè, lasci stare la rettoscopia. Parliamo della banca che è meglio. Hobby, ma che hobby? Ma sarà il suo hobby. Facciamo un esempio con la banca che forse... Bravo. Metti che ti sei in banca, sei in banca quando improvvisamente... parte una rapina. Ah, che sfiga però, eh. In campana, la tua grande occasione. Ma cosa? Sì, di finire ammazzato. No, di finire al TG1 in prima serata. Anzi, devi provocare il rapinatore. Ah, scusi? Sì? Per quale motivo, scusi? Ma come, perché gli fai come Sgarbi, lo insulti, gli chiedi come butta patate. Vabbè, capisci? Così ti buca devi... come un formaggio. Bravo. Se ti spara, se ti spara, venire pieno di cera, se ti spara, è fatta, l'ascolto fa un botto. Vabbè, però si muore. Ma cosa c'è? Tu cerca di morire a John Wayne, capisci? Sorridi in camera, ti imbelì, se ti imbelivi ti mandano anche a Paperissima. Ma come si fa a imbelinarsi, perdoni? Ma cerchi uno scalino qualunque. Come ha fatto lei un secondo fa, praticamente. Bravo, bravo, io prima ci sono quasi riuscito, esatto. Naturalmente, non ci vuole neanche tanta fatica, mi spiego. E a quel punto è fatta. Se sopravvivi, ti fanno presentare un programma per serale. Ma non si è mai visto che uno durante una rapina gli sparano e poi conduce un programma in TV. Billy, sei spaccioso. E allora Amadeus? Cosa c'entra Amadeus? Amadeus era una rapina. Sì. Gli hanno sparato tre parottole nel cervello. Ah, sì? E come fai a trovarlo? Un'espressione sola, un po' bloccata, però. Senta. Ha fatto il botto, mi spiego. Vabbè, sta andando, ciao. Vero? Vado, perché c'ho la pinuccia che l'ho rilasciata in casa. Ma lasci stare, ci vediamo dopo.